Giovedì 23 luglio, Santa Brigida. È il 205esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 161 al termine. Il sole sorge alle 5.45, tramonta alle 20.49. La luna sorge alle 8.38, tramonta alle 22.47. Lorenzo Tiepolo è eletto Doge di Venezia. Era stato un famoso comandante navale e anche comandante generale d'Amar. A lui si devono i primi codici della navigazione, modificati solo nel XVIII secolo e in parte ancora oggi validi. Le previsioni per domani. Tempo da variabile, a tratti instabile, con cielo parzialmente nuvoloso, a tratti anche nuvoloso. Probabilità generalmente medio-alta di precipitazioni sparse e intermittenti, a tratti anche diffuse, specie nel pomeriggio-sera, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Temperature minime senza notevoli variazioni o in lieve calo, massime in generale diminuzione, localmente anche sensibile. Nella vallata che da Vittorio Veneto si estende fino a Follina, seguendo il corso del Soligo, sorge la bella cittadina di Cison di Valmarino. Qui storia, tradizione e natura si fondono in un borgo straordinario, custodito fra le verdi colline e dominato dall'alto dal famoso castello Brandolini. Un luogo antico in cui ogni angolo offre uno scorcio affascinante ed un punto di vista differente su questa piccola eppure preziosa località. Cison di Valmarino fu infatti l'importante centro politico ed amministrativo dell'antica contea di Valmarino, di cui oggi conserva praticamente intatta la grande piazza incorniciata dagli eleganti palazzi seicenteschi. Passeggiando fra le vie del borgo, fra le molte architetture tipiche e di interesse storico e religioso, come il Palazzo di Montalbano o la Loggia Municipale, la chiesa dei Santi Giovanni Battista e Maria Assunta, con la sua monumentalità, richiama lo sguardo del visitatore. Si tratta di una pieve antichissima, la cui funzione religiosa iniziò già intorno al 1170. Qui si respira la quiete che le città moderne hanno allontanato da tempo. Ed ogni viaggiatore di passaggio non potrà non indirizzare lo sguardo per qualche breve istante nella bella veduta del ponticello sul torrente Ruio, oppure verso Castello Brandolini d'Adda. Un piccolo paese, eppure uno dei luoghi più importanti della Valmarena. Questo grazie al fascino esercitato dal suo piccolo centro medievale, che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta Italia, attratti dall'arte e dalla manifattura artigianale. Uno scenario imperdibile fra storia, tradizione e cultura, ma soprattutto turismo enogastronomico.